Salve a tutti, sono Raffaele Ferrante e sono qui per presentarvi Medere, la nostra idea innovativa per far sì che chiunque possa avere un plantare su misura. E, al momento, per avere un plantare su misura, l'unico modo è recarsi verso un'officina specializzata, far sì che vengano acquisiti i dati metrici del piede, l'anatomia, e aspettare che un artigiano completi il lavoro, che può durare anche settimane, poi tornare all'officina specializzata e, sperando che tutto sia andato bene, pagare quella che è una cifra al momento in Italia in media sui 250 euro, all'estero arriva fino a 700 dollari. La nostra soluzione è una soluzione completamente automatizzata che consente semplicemente scaricando l'app di inviarci foto e video che ci consentono di fare una ricostruzione 3D del piede, stampare il plantare su misura e inviarlo direttamente a casa al cliente, senza che si sia mai mosso dal divano. Al momento il mercato supera i 3 miliardi di dollari e se andiamo a focalizzare l'attenzione su quello che è la stampa 3D nel mercato delle ortesi plantari, vediamo numeri che sono in forte crescita. I nostri competitor possono alternativamente avere le nostre caratteristiche, ma non ce n'è uno che può garantire come noi un costo così basso e una qualità del plantare così alta, oltre a un'innovazione del nostro livello nel sistema di produzione. Il nostro intero processo è patent pending e stiamo aspettando la conferma del deposito per poi poter far sfruttare commercialmente tutte quante le fasi, dalla produzione all'invio, al delivery at home. Il nostro team è altamente qualificato, siamo un team coeso, eterogeneo e abbiamo la fortuna di avvalerci di due eminenti advisor che ci hanno consentito di accelerare e raggiungere i nostri obiettivi in un tempo veramente rapidissimo. Scusate. Il nostro approccio è un approccio di tipo B2C e nel primo anno, bisogna un po' d'acqua, scusate. No, certo. Non si è Ok, fermato il siamo. tempo? Non Sì. ti preoccupare, te lo concediamo. Grazie. Quindi il nostro modello di business è un modello di tipo B2C durante il primo anno e stiamo entrando sul mercato entro il 2019. Alla fine del primo anno sfrutteremo quelle che sono le metriche raggiunte e i numeri della nostra vendita diretta al cliente per andare a parlare con possibili partner in grado di sfruttare il nostro algoritmo innovativo di ricostruzione per vendere i loro plantari, quindi passando a un modello di business tipo B2B2C. Al momento siamo partiti con investimento, uno sforzo dei tre soci di 30.000 euro, abbiamo subito raddoppiato quello che è l'investimento iniziale, e grazie a un bando a fondi indiretti europei, e siamo alla ricerca di circa 800.000 euro per poter garantire quella crescita che avete visto nella slide precedente. Il nostro modello di business prevede un investimento forte nel marketing, quindi di quegli 800.000 euro la maggior parte andrà su una campagna marketing focalizzata su sportivi e plantari per sportivi. Punteremo su una strategia online e un social marketing. E siamo alla ricerca di partner in grado sia per ottimizzare le nostre materie prime, quindi filamenti e rivestimenti, che per migliorare quello che è il nostro approccio B2B2C che inizieremo tra un anno. Questa era la mia proposta per avere dei plantari su misura digitali e innovativi e questa era Medere, grazie. Grazie. Allora, faccio una domanda, diciamo, perché io in primis quest'anno ho messo i plantari, quindi Anche io, quindi siamo entrambi affetti. potenziali clienti. Potenziali clienti, Esatto. assolutamente.
Infatti, dopo che ho messo i plantari, credo che chiunque debba, diciamo, qualsiasi persona debba usare dei plantari, perché le scarpe non possono essere uguali per tutti. Bene. E ti cambia la vita, devo dire, un buon plantare. Vero? Ti cambia questo, diciamolo forte, perché. Sì, sì. No, sì, secondo me chiunque dovrebbe usare i plantari. Ora, a parte, diciamo, questa considerazione, diciamo, filosofica. Voi avete detto che state, diciamo, brevettando questo sistema software che permette alla persona di farsi questa scansione. Io, quando ho fatto fare i miei plantari, mi sono messo su una specie di scanner baropodrometrico, del genere, e dopodiché, dopo una settimana, mi hanno segnato i plantari, poi sono ritornato perché me li hanno affinati, diciamo. Esatto. Come fate a fare questa cosa con un cellulare dove ci sono centinaia, non migliaia di hardware diversi, soprattutto per la fotocamera? Allora, chiaramente questo è il cuore del nostro brevetto, cioè l'algoritmo di ricostruzione 3D che in maniera automatica ci consente di avere l'anatomia del piede del singolo cliente e su quella base andare a modellare in 3D il nostro plantare su misura. Ma qual è il livello di precisione necessario affinché un plantare... È più alto di quello che sia con metodi artigianali, perché il limite in pratica è la risoluzione della stampa 3D e siamo sotto il millimetro, ovviamente. Quindi la nostra precisione... Io mi riferisco, diciamo, alla scansione più che... Sì. Anche sulla scansione, noi partiamo con algoritmi di base fotogrammetria, quindi fotogrammetrici. E questo, a seconda della risoluzione del telefono, ovviamente garantisce una qualità o un'altra, ma per quello che è il nostro plantare, anche ormai i telefoni datati di 4-5 anni sono ampiamente superiori al necessario. Riusciamo comunque a scendere sotto il millimetro con la ricostruzione dell'anatomia del piede, quindi a quel punto... Suppongo che non vedete l'ora, diciamo, che Apple presenterà il nuovo iPhone, perché forse avrà una camera 3D l'anno prossimo. Non lo so, speriamo che... Adesso anche Samsung sta facendo qualcosa del genere. La differenza è che andare a comprare quel prodotto siamo sopra i 1500 euro, invece noi con la nostra app gratuita... No, quello proponiamo... che invece mi chiedevo, un problema di stampo pratico. Risparmio sul plantare, però spendo in più sull'iPhone. Sulla adattabilità alle scarpe. Cioè io ho visto che il problema reale, al di là del plantare, è l'adattabilità alle scarpe. Cioè voi fornite poi tutta una serie di indicazioni sul tipo di scarpe da andare a comprare. Cioè io faccio il plantare, ok, però... Noi su questo sfruttiamo appieno la forza del digitale, perché digitalizzando l'anatomia del piede noi possiamo lavorare in 3D in maniera assolutamente arbitraria, quindi noi abbiamo anche la scansione di tutte le principali scarpe e consentiamo sulla nostra app, ecco, che è già in beta, questo è un aspetto, di mandarci comunque anche le immagini della sola e della scarpa. Perfetto. Quindi la facciamo al millimetro per la scarpa che si vuole avere. Grazie. Domande da parte del comitato scientifico? Roberto? Chi? Sono sempre io. Allora, è più un suggerimento che una domanda. Non so se ci avete già pensato. Alluce valgo o deformazioni tipo artrite reumatoide, malattie degenerative. Cioè una scarpa progettata interamente così. È un dramma per le persone che soffrono di queste patologie. È un dramma, ve lo garantisco. O una persona in famiglia, trovare una scarpa che permetta di camminare agevolmente senza patire dolori terribili. Pensare di progettare un'intera scarpa con materiali magari differenti con la vostra tecnologia. Ci avete pensato? Allora, ci abbiamo pensato, ma siamo più che altro in contatto con un'altra startup che fa una cosa simile, ma non hanno la competenza per fare la pianta, il plantare, e quindi stiamo cercando una commissione fra le due. Peraltro non ho avuto modo di far vedere una slide con vari enti scientifici e aziende con cui collaboriamo, e lavoriamo con due università differenti su due progetti, uno sulla luce valgo e uno sui piedi diabetici, quindi ci stiamo lavorando, però chiaramente quello è ricerca. Antonella Comes, Sifolo 6. Volevo chiedere, tra i fattori distintivi che vi differenziano dai vostri competitor avete indicato il fatto che siete più economici, però non riesco a capire, non hai spiegato in che cosa, perché comunque tutti si utilizzano una stampante 3D,
Capisco molto la capacità di prendere l'immagine, di lavorarla più performante degli altri, ma l'economicità da che cosa, appunto, l'economia dove, in che cosa la realizzate? Allora, noi automatizziamo tutti i processi, quindi l'app, la ricostruzione anatomica del piede, la modellazione del plantare e poi la stampa 3D. Quindi tagliamo tutto quello che sono i passaggi intermedi che attualmente vengono fatti. Gli altri no, ci sono due start-up, un'azienda e una start-up negli Stati Uniti che fanno una cosa simile alla nostra, con la differenza che loro partono semplicemente da 3 immagini e non sono in grado, non avendo il nostro algoritmo che stiamo cercando di brevettare, non sono in grado di avere una ricostruzione così accurata come quella che dicevo poco fa. Quindi quel plantare lì è sì economico, sì immediato, sì veloce, ma non è di qualità comparabile con il nostro o con quelli attualmente in uso nelle officine specializzate. Beh, sono sempre Montefusco dei Redis. Volevo capire, sì, quanto è più efficiente in termini di costo e qual è il margine che generate voi su ogni vendita di un plantare? Allora, noi stiamo per uscire con i nostri plantari con la versione base a 90 euro rispetto ai, ripeto, chi ha comprato un plantare lo sa, 150, 200 e 250 che dei plantari attuali. E il nostro margine è altissimo perché abbiamo poca manodopera automatizzando tutti i processi e le materie prime costano pochissimo, il filamento per la stampa 3D è una cosa molto molto economica ed è circa del 60%, comprendendo tutti i costi, le tassazioni, i costi per il marketing, per acquisire il cliente, tutto compreso. Bene, perfetto, grazie mille. Grazie, grazie a voi. Ah, chiedo scusa. No, no. Ma va bene. Posso? Va bene, ok. Grazie a tutti. Grazie.